Il miglior Pescara della stagione batte il Cesena di Misura e si porta a meno 2 dal terzo posto. La terza vittoria consecutiva permette ai biancazzurri, dominatori del campo, di festeggiare un successo che vale oro e che non fotografa la grande prova di Drudi e compagni e forse la svolta del torneo. Questo l'augurio dei tifosi che hanno spinto questa sera la squadra al successo. Auteri schiera la sua formazione con il 4-3-3, ritrova in difesa Drudi che sarà decisivo con il suo gol e schiera Frascatore al posto dello squalificato Veroli. A centrocampo c'è Marco Pompetti, mentre in attacco Ferrari è in campo dal primo minuto. Sorpresa d'Ursi per Rauti. I romagnoli di William Viali rispondono con il 4-3-2-1. Assente l'ex Rigoni, torna dopo la squalifica Ilari. Più tifosi biancazzurri sugli spalti rispetto alle precedenti esibizioni, con 3.000 presenze nell'impianto di Via Pepe. Agli ordini di Fiero di Pistoia si parte a buon ritmo con la squadra di casa subito in avanti. All'11° gol annullato all'ex teramano Ilari per gli ospiti per un sospetto fallo dell'ex giocatore biancorosso su ingrosso. Al 24° buon spunto in area romagnola di Ferrari, che controlla il pallone spedendo la sfera sopra la traversa. Al 29° il Delfino passa con l'ex Drudi che su cross di Pompetti approfitta di una respinta corta della difesa romagnola, trovando il gol del vantaggio che fa esplodere la gioia dei tifosi abruzzesi sugli spalti. Classico gol dell'ex per il 35enne difensore pescarese festeggiato dai compagni. I romagnoli accusano un po' il colpo dello svantaggio con Sorrentino e compagni che continuano così ad attaccare, con al 43° il cross di D'Ursi per Ferrari che sulla linea di porta non arriva per un soffio all'appuntamento con il pallone. Al 46° fallo, probabilmente appena fuori l'area di rigore su Ferrari, con il direttore di gara che assegna la punizione e con la palla poi che termina in rete grazie al tiro di Pontisso, ma dopo il fischio del direttore di gara toscano. Nella ripresa a Pescara propositivo con Clemenza che al 5° in area chiama al salvataggio in angolo Nardi. Buona partenza per i padroni di casa che vanno ancora vicini al vantaggio e ancora al 10° con Clemenza che trova ancora la risposta di Nardi. Biancazzurri all'assalto e al 15° i tifosi di casa gridano al gol con il pallone che crossato da Zappella danza in area senza che nessun attaccante abruzzese riesca a calciare. I romagnoli appaiono in difficoltà, il Pescara gioca molto bene, forse una delle migliori partite della stagione, ma dopo aver sprecato troppo tiene il Cesena in gara, anche perché al 24° Frascatore in area romagnola conclude non con grande cattiveria, trovando ancora la respinta dell'estremo romagnolo. La squadra di Gaetano Auteri gioca una delle migliori partite della stagione con Sorrentino che al 33° risponde da campione sulla punizione di Favale. Sarà questa l'unica parata della serata per l'estremo abruzzese, con i minuti finali che non regalano altre emozioni, con al 95° la festa grande del popolo abruzzese per una vittoria di platino. E sabato il trittico di gare. In una settimana si chiuderà con il derby del Bonolis in casa del Teramo. Sarà una sfida per cuori forti tra biancazzurri e biancorossi.